Alice nel paese delle meraviglie. Che noia! Un libro senza figure né dialoghi! Così pensava Alice in una splendida mattina d'estate, mentre là, sotto l'albero, sfogliava pigramente un libro. Quando ecco all'improvviso venne sfiorata da un coniglietto bianco che correva a tutta velocità guardando il suo enorme orologio e dicendo: povero me, sono sempre in ritardo! In un baleno Alice fu in piedi e lo seguì fin dentro la sua tana. Appena ebbe messo piede in quel grande buco, Alice si sentì cadere in un profondo pozzo. Senza precipitare però, anzi, le sembrava di volare. Non finisce più questo salto! Chissà quante miglia ho fatto! Quando finalmente toccò terra, Alice si trovò davanti a una porta piccolissima che le disse: tu non puoi entrare perché sei troppo grande. Una porta che parla? Ma questo è il paese delle meraviglie! Esclamò Alice stupefatta. Vide intanto su un tavolo una bottiglietta con la scritta: bevimi. Alice bevve e dopo il primo sorso si accorse che era ormai alta solo due palmi. Alice passò allora attraverso la porticina e si ritrovò in un grande e bellissimo giardino. Ad un tratto vide nuovamente il coniglietto che l'invitò nella sua casa. Dentro la casa del coniglietto, Alice vide sul tavolo una bottiglietta simile a quella con il liquido che l'aveva fatta rimpicciolire. Bevve un sorso e cominciò a crescere e quasi non entrava più nella casetta del coniglietto. Alice si avvilì e pianse così a lungo che ai suoi piedi si formò una pozzanghera. Con un altro sorso Alice ridiventò minuscola e, seguendo il coniglietto, s'aggirò per il bellissimo giardino dove incontrò un baco che, appollaiato sulla cupola di un fungo, fumava il narghile. Sono stanca d'essere così piccola! Signor Bruco, potreste aiutarmi a riprendere la mia statura? Il bruco rispose: se tu mordi il fungo da una parte, diventerai ancora più piccola. Se lo morderai dall'altra, crescerai. Provando e riprovando, Alice riebbe la sua statura. Di lì a poco si presentarono ad Alice degli strani personaggi: il cappellaio matto, la lepre marzolina, il ghiro ed altri animaletti. Era l'ora del tè e tutti insieme fecero merenda. Ecco di nuovo apparire il coniglio bianco e questa volta stava suonando la tromba. Arriva Sua Maestà la Regina di Picche! Proclamò il coniglio bianco. Infatti, giunse la Regina di Picche con il suo seguito di soldati bardati con carte da gioco. La Regina invitò Alice a sfidarla ad una partita di scala 40. Alice
stava vincendo e la regina, che era molto permalosa, interruppe la partita gridando: «Guardie, imprigionate quest'intrusa, perché voglio processarla!» Iniziò l'interrogatorio. «Dunque, mia cara», chiese la regina, «non sai che chi osa sfidare Sua Maestà viene punito con la decapitazione?» «Maestà, io non volevo! Io stavo seguendo un coniglietto bianco e...» «Quante storie! Che venga decapitata!» E Alice, piena di sgomento, venne portata al patibolo. Ma cosa stava succedendo? Tutto volava intorno a lei. Le carte da gioco si alzarono confusamente nell'aria. La regina di picche stava svanendo, e così il cappellaio matto e il coniglietto bianco. Alice aprì gli occhi e tutte le figure del sogno ancora popolavano il suo mondo. «Non sono riuscita a raggiungere il coniglietto bianco!» «C'è davvero un coniglietto bianco nel paese delle meraviglie!» «Per un appuntamento impossibile!»